Bentornate e bentornati su The Nature of Light, il podcast dove parliamo di fotografia e cultura dell'immagine, con quella sensazione un po' a metà, no? Tra l'eccitazione e la paura. E oggi vi voglio parlare, per l'appunto, di una fotografa che mi ha veramente colpito ultimamente per il suo modo particolare di approcciarsi a una determinata problematica, che è quella del suo rapporto con la paura stessa e quella sensazione strana che condivide tra l'arousal, quindi l'eccitamento anche sessuale, e la paura che questa cosa le comporta. E ha, non so se risolto, ma ha provato ad utilizzare la fotografia per andare in fondo a questo suo ragionamento. E quindi ci colleghiamo, come abbiamo spesso fatto anche su questo podcast, con un nostro ragionamento che abbiamo fatto nelle scorse puntate, che è quello della fotografia utilizzata come terapia. E oggi quindi vi parlo di Caroline Thompson. Scusatemi, mi sono impappinato, di Caroline Thompson, ma ovviamente lo facciamo dopo la sigla. On the Nature of Light, un podcast di e sulla fotografia con Aku. We have to go back to 1944 for the very first concept of a kind of photography that would become part of the human being, an adjunct to your memory, something that was always with you, so that when you looked at something, you could, in effect, press a button and have a record of it in its accuracy, its intricacy, its beauty, have that forever. Allora, che sia un po' rimbambito ormai lo sapete molto molto bene, ovviamente è Caroline Tompkins, non Thompson, non Thomas, non qualunque altra cosa, ma nella mia testa, non lo so perché, non chiedetemi perché, è Thompson, cioè non so perché, ma è Tompkins, nella realtà è Tompkins, Caroline Tompkins, prima o poi riuscirò a dirlo correttamente, ma sicuramente in questo podcast, in questa puntata del podcast mi sentirete ripetere Thompson o Thomason o qualunque altra cosa, tranne il suo nome vero. Comunque, perché vi voglio parlare di Caroline Thompkins? Tra l'altro, perché Caroline Thompkins proprio in questo periodo? Bene, qualche giorno fa stavo scattando delle fotografie con una ragazza che ho conosciuto l'anno scorso e con cui mi sono trovato molto bene a scattare, che mi stava raccontando di come, ovviamente, il tipo di lavoro che lei fa le porta ogni tanto a subire diciamo dei veri e propri abusi, purtroppo, che magari non sfociano in un abuso violento veramente, per fortuna, ma che comunque anche solo per essere verbali o comunque anche con il linguaggio del corpo, col modo con cui le persone ogni tanto tentano di approcciarsi a lei, comunque sono ovviamente molto fastidiose. Forse questa puntata sarebbe stata migliore, penso, se fosse stata raccontata da una donna, quindi da una persona che queste cose purtroppo ogni tanto magari le ha anche subite. Io non ho questo tipo di esperienze, tuttavia lei mi raccontava di come ha imparato a rispondere a questo tipo di atteggiamenti in modo molto provocatorio e anche molto, diciamo, molto diretto, cosa che spiazza spesso chi in qualche modo la stava importunando, no? Sentendo questo ragionamento e vedendo su Aperture un articolo dedicato a Caroline Thompkins, che conoscevo relativamente bene per averla seguita su Instagram per un po' di tempo, questo articolo parlava di un libro che si chiama Bedfellow e che però io non ho ancora in mio possesso. Tuttavia sono andato a cercarmi le immagini e devo dire che confermano quello che è la mia sensazione nei riguardi di questa autrice, giovane autrice newyorkese nata in Ohio, trasferitasi a New York, la quale appunto aveva creato una serie intitolata Hey Babe, in cui lei fondamentalmente si girava e fotografava tutti quelli che le facevano catcalling. Questa cosa ovviamente era interessante perché da un lato era un modo per lei di esorcizzare quel momento di profonda frustrazione, di anche se vogliamo umiliazione, imbarazzo, rivolgendo lo stesso imbarazzo verso chi l'aveva in qualche modo offesa o comunque importunata, scattando una fotografia. E nelle fotografie si vedevano, purtroppo non riesco a ritrovare online, però si vedevano alcuni di loro che erano come intimoriti, quasi chiedendo scusa con la testa fra le gambe o la coda fra le gambe, ed altri invece ancora più rinvigoriti da questo suo gesto di fotografarli. Detto questo, tutto questo
ragionamento, no? Di utilizzare la fotografia come modo per esorcizzare anche le proprie paure è proprio probabilmente il tema centrale di Bad Fellows. Vi lascio in descrizione un po' di link da andare a consultare, perché in questo modo potrete anche recuperare le immagini, ma certamente l'immagine che più di tutte mi ha colpito è quella delle sanguisughe. Allora, la storia che c'è dietro a questa serie è che Tompkins ha convissuto per un certo periodo con un uomo abusivo. Che cosa vuol dire abusivo? Vuol dire che mentre lei era via, fuori da casa sua, quest'uomo magari le entrava in casa e faceva fotografie della sua casa vuota, gliele mandava, era una cosa molto creepy, da stalker. Le diceva che se l'avesse mai lasciato lui l'avrebbe ucciso, insomma, ovviamente cose veramente pesanti, no? E come spesso accade, purtroppo, la psiche umana fa sì che in qualche modo ci si abitui, uno, a qualunque cosa, e due, che come reazione ci sia quello di accondiscendere, no? Al proprio carnefice, un po' la sindrome di Stoccolma come concetto. E quindi lei per un periodo di tempo ha frequentato questa persona, fino a che non ha incominciato ad avere incubi, non ha incominciato ad avere sogni allucinanti, alcuni dei quali comprendevano come se ci fossero delle sanguisughe sul suo corpo che le succhiavano via il sangue, le succhiavano via l'anima. E quindi, quando poi in seguito, ovviamente dopo aver chiuso questa storia fortunatamente e dopo aver ripreso un po' quella che era la sua strada da un punto di vista sia sentimentale che anche, se vogliamo, da un punto di vista di rapporto con l'altro sesso, ha deciso appunto di realizzare questo libro Bad Fellows, che è un po' un modo veramente interessante di raccontare quelle che sono le contraddizioni che contraddistinguono il mondo maschile, anche quello femminile, ma principalmente il mondo maschile, nei confronti appunto dell'arousal, dell'eccitazione, e di confrontare le proprie paure, perché secondo l'autrice, secondo Carolyn Tompkins, la sensazione che si prova quando si ha paura e quando si è molto eccitati sono molto simili. Si perde da una parte un po' di razionalità, probabilmente la parte fisica del corpo reagisce quasi alla stessa maniera, aumentando il battito cardiaco, la temperatura corporea, incominciando a creare quella sensazione di incontrollabilità, no? Che si ha. Quindi lei ha fotografato una serie di uomini, e tra l'altro in una serie che è prettamente americana. Probabilmente questa serie non potrebbe essere stata scattata in altro modo se non così, ma assolutamente in America, non tanto per il fatto che in America in qualche modo siano peggio che in Europa, ma per il fatto che l'immaginario che c'è in quei luoghi è un pochettino diverso dal nostro. Il maschilismo tossico c'è anche da noi, naturalmente, ma in America ha una forma diversa, no? E il finale di questa serie, la fotografia con cui lei ha concluso la serie e poi deciso di pubblicarla, insomma, nel libro finale, è questa fotografia di un uomo, di un suo amico, che si è prestato a farsi posizionare delle sanguisughe sul petto, sullo stomaco, e farsi fotografare mentre, diciamo, le sanguisughe iniziano a staccarsi, sazie del sangue succhiato, e c'è questa fotografia veramente inquietante di questo torso umano di un uomo con del sangue che sta colando, le sanguisughe ciccione, grasse e tronfie di sangue che gli stanno che gli girano sulla pancia, no? Ed è l'immagine talmente tanto forte che praticamente non si nota il fatto che quest'uomo abbia una mano infilata nei pantaloni. E l'intervistatrice di Aperture chiede a Carolyn Tompkins come le è venuto in mente questo tipo di finale, e Carolyn Tompkins ha detto che in quel momento aveva capito che se avesse lasciato soltanto la parte di orrore, no? Della parte horror, cioè di queste sanguisughe che stanno perdendo sangue fondamentalmente, avrebbe perso forza il racconto e avrebbe perso quella doppia direzione che va dall'orrore verso l'eccitamento e dall'eccitamento verso l'orrore. Non avrebbe reso quella che è la sua
sensazione e la sua lotta per riconquistare il proprio benessere sotto tutti i punti di vista. Ed l'ho trovata veramente molto interessante, perché in questo caso noi abbiamo davanti un utilizzo veramente pratico e assolutamente ben riuscito di come la fotografia effettivamente possa essere un mezzo potentissimo, non solo per esorcizzare le proprie paure, per esorcizzare i propri limiti, per cercare di capire quali sono i propri limiti, capire chi siamo noi, capire fino a dove ci possiamo spingere, per sapere bene quali sono i nostri confini, quali sono le cose che non potremmo realizzare, che non potremo fare, oppure le cose che non ci costerebbe nulla andare a superare. E dall'altra parte serve anche per qualcun altro, per infondere coraggio, per dare speranza, per dare un motivo per non mollare in situazioni che sono ovviamente anche spesso molto molto pesanti e molto molto gravi. E Tompkins lo fa con un libro che, per quanto ho potuto vedere, ho visto una quarantina di immagini, credo che nel libro ce ne siano non tante di più, ce lo racconta con un libro veramente particolare, che ha grandi rimandi, secondo me, con un autore di cui parlerò in un video molto tra pochissimo, che è Eggleston, che è un autore che io amo particolarmente, perché col suo concetto di fotografia democratica, no? Lui ha creato questo compendio, che poi è stato ripreso in vari modi, che si chiama la Democratic Forest, la foresta democratica. Ma il suo concetto di trovare il momento decisivo in qualunque situazione, in qualunque possibile luogo, momento, insomma, che tutto fosse fotografabile, poi l'idea di utilizzare il colore, insomma, questa rottura, no? Questa varietà di soggetti, questa imperscrutabile discrepanza nello stile, nell'approcciarsi a un oggetto piuttosto che a delle persone. Sì, ho usato piuttosto in modo disgiuntivo, scusatemi Grammar Nazzi, oppure il fotografare un paesaggio, una macchina. E in questo caso noi abbiamo Tompkins che in qualche modo rielabora questo concetto di Democratic Forest, lo porta ad un livello molto più personale, molto più intimo, molto più limitato, circoscritto alla figura umana e al paesaggio di dettaglio, al dettaglio, che sono tutti rimandi a sfondo latamente, se vogliamo, sessuale, ma fino a un certo punto, perché poi ci sono anche immagini molto forti, come quest'uomo che la guarda leccandosi le labbra con il pene eretto, oppure questo catorcio, non so come altro definire, con un sacco scrotale blu appeso fuori, una specie di gancio metallico che ha, come dire, è proprio l'emblema, no? Di questa tronfia, inutile esuberanza sessuale maschile in realtà, ma poi è anche pieno di cose che dimostrano il contrario, no? Proprio per la natura stessa di Tompkins, che ha questo rapporto conflittuale con se stessa e con la sua sessualità, perché poi ci sono tanti uomini rappresentati come persone anche fragili o comunque delicate. C'è una bellissima fotografia di questo macho, veramente un uomo grosso, che io definirei molto grosso, con una collana tatuata, con una specie di, sapete, quelle fasce che si usano per la box, no? Prima ci si fascia la mano e poi si infila il guantone. Con queste fasce, in questa canottiera che fa fatica a contenere i muscoli di questa persona che sta abbracciando un bambino e gli sta dando un bacio. È veramente un'immagine dolce, no? E che fa capire quanto in realtà l'immagine di base che si ha degli uomini non sia poi in realtà per forza l'immagine reale della persona in sé. E poi ci sono una serie di allusioni, di metafore, di contrappunti. Sarebbe bello vedere il libro e capire qual è il ritmo che Tompkins ha voluto dare a questa selezione, qual è l'editing che si è voluto dare, ma tutto sommato, anche solo guardando le fotografie che ci sono online, sono veramente spiazzanti perché si passa da un piccolo bosco di betulle, un paesaggio, ad un ragazzo su un divano che sembra
soffrire per qualcosa, oppure a un dolce bacio tra amanti, ma poi c'è questi personaggi con come dire, questa specie di cattiveria maschile o di noncuranza maschile. Poi ci sono caravan che bruciano, piedi che reggono dei tulipani. È talmente vario questo mondo di Carolyn Tompkins, che tra l'altro si rifà molto anche ai suoi lavori personali. Se andate sul suo sito vedete che il suo modo di lavorare a livello di progetti personali, non tanto di progetti su commissione, naturalmente lei è una fotografa che lavora spesso per anche giornali di moda, quindi Vogue eccetera eccetera, ma per i suoi progetti personali è molto molto presente questo rapporto dicotomico con la realtà e con se stessa. E quindi ho ritrovato veramente dentro questo modo di approcciarsi alla fotografia di Carolyn Tompkins quella sensazione che mi pervade e che mi sta facendo ragionare da così tanto tempo su come la fotografia mi stia aiutando a superare quelle che sono le mie difficoltà e come sia possibile effettivamente mettere in pratica quello che per me al momento è non più di forse un pensiero, un ragionamento, un'idea, vederla messa in pratica in questa maniera, oppure come l'ha utilizzata Margaret Durov nel suo modo. Trovate sempre i link in descrizione o da qualche parte, insomma, anche del suo libretto. Ho realizzato un video apposito, no? Questo utilizzo della fotografia, questo sfruttamento della fotografia, lungi dall'essere qualcosa di fuorviante, lungi dall'essere qualcosa che vuole deviare il flusso della fotografia verso uno scopo prettamente personale ed egoistico, questo sfruttamento della fotografia in realtà è qualcosa di profondamente legato all'immagine, cioè al rievocare dell'immagine, al fatto che quando noi siamo davanti ad un'immagine la nostra testa va a rievocare cose, i simboli che sono contenuti in questa immagine per ognuno possono avere significati profondamente diversi e probabilmente per l'autrice avranno significati molto netti, naturalmente, no? Mentre per noi che osserviamo la sua opera potrebbero avere significati un pochino diversi, ma in realtà questo è proprio lo scopo di questo tipo di lavori, cioè vedere un caravan che brucia, una di quelle roulotte da parco di Nomadland, di quelle roulotte giganti americane che sta bruciando, per me ha sicuramente un significato diverso rispetto a quello che può avere per Carolyn Tompkins, oppure rispetto a quello che può avere per voi. E così come in opere magari anche molto più studiate, molto più dettagliate, come potrebbero essere quelle di Crutzen, ormai in questo periodo mi sto dedicando tantissimo alla fotografia di Crutzen e quindi probabilmente ne sto straparlando, ne parlo fin troppo, ma c'è tutto uno spettro, no, di utilizzo della fotografia, tutto uno spettro di simboli contenuti all'interno della fotografia che servono ad esorcizzare, un po' come fossero i tarocchi alla Jodorowsky, no? Il tarocco utilizzato come strumento per la psicanalisi. E in questo caso noi abbiamo la fotografia utilizzata come strumento per l'autoanalisi e successivamente per l'analisi di noi che osserviamo queste fotografie. Mi scuso se magari questo discorso è un pochettino confuso, ho provato un paio di volte a raccontarvi di Carolyn Tompkins in una puntata, tra un ritardo e l'altro ho accumulato idee sul suo lavoro, non vedo l'ora di ricevere Bedfellow perché sono riuscito a ordinarlo e appena lo riceverò sicuramente ne farò un video, lungi dall'essere probabilmente un capolavoro, una pietra miliare nella storia della fotografia, lungi dall'essere la mia autrice preferita, trovo però che l'utilizzo che ha fatto appunto delle immagini sia molto interessante, profondamente umano, profondamente
umile anche nel mettersi a nudo, nel raccontare quella che è stata una sua difficoltà, quella che è stato il suo percorso e come di fatto l'ha superato o come lo sta superando. Noi vediamo quelli che sono i suoi ragionamenti, no? E ci immedesimiamo. È un approfondimento all'interno della testa di qualcuno, vedere le immagini che ha creato, vedere le immagini che qualcuno crea è sempre qualcosa di affascinante, perché ci fa capire tantissimo della persona che abbiamo davanti, della cultura che ha, dei ricordi che ha, del passato, della sua formazione, e ci dice anche tantissimo su noi stessi. Questo rapporto tra autore e spettatore per me è, come vi ho detto già tante volte, l'aspetto principale, principe, più importante, più bello che c'è nella fotografia. Vi dico, sembra quasi che io sia entrato in un loop, no? In cui continuo a pensare una cosa, trovo conferme e quindi continuo a pensarla sempre più in quella maniera lì. Quindi non so se sto andando incontro al classico confirmation bias, no? In cui noto sempre la stessa cosa, e quindi il fatto che magari ci siano tante altre strade che magari in questo momento non sto prendendo in considerazione, io insomma che queste strade io non le veda proprio per il mio confirmation bias e per la mia abitudine, ma io credo che questo filone di ragionamento sulla fotografia mi terrà occupato ancora per un po', quindi spero di non avervi annoiato, ma insomma questo è quello che sto, quello che mi passa per la testa in questo periodo. È Carolyn Tompkins mi ha veramente triggerato, mi ha attivato nel modo giusto, mi ha fatto ragionare, mi ha fatto pensare, e di questi tempi in cui tante cose sono fatte per non farci pensare, penso che sia un grande, grandissimo pregio. Bene, io spero che questa puntata su Carolyn Tompkins vi abbia interessato, che sia stato di vostro interesse. Trovate naturalmente in descrizione tutti i link che potete utilizzare per andare a leggere l'articolo di Aperture. Tra l'altro veramente Aperture è un mensile veramente interessante, dove ci sono sempre cose molto belle, quindi vi consiglio assolutamente di andarlo a visitare, e anche il link per Carolyn Tompkins. A me non resta che invitarvi naturalmente a iscrivervi al podcast. Se è la prima puntata che ascoltate, mettetela nei preferiti, o se siete su YouTube è gratis, potete iscrivervi al canale. Se invece è già qualche puntata che seguite il podcast, l'invito naturalmente può essere quello di iscrivervi al mio TP, che è il programma con cui potete contribuire anche fisicamente, diciamo concretamente da un punto di vista anche economico, al mio progetto. Potete fare la stessa cosa anche su YouTube abbonandovi, perché ci sono i primi due tiers, sono identici tra TP e YouTube. Ora la parte di CTA cosiddetta è, se vogliamo, finita, però vi do un consiglietto di iscrivervi alla newsletter, la non newsletter, che è Composizioni, perché ho ripreso a scrivere e penso che presto usciranno delle composizioni molto molto interessanti, anche perché sto riprendendo in mano strumenti fotografici particolari, quindi visto che siamo alla fine della puntata e molti se ne saranno già andati, lasciate che vi dica che se siete qua vi meritate che vi dica che mi sto veramente tornando a divertire tantissimo con la fotografia, e soprattutto con la fotografia analogica. Quindi settimana scorsa ho fatto un intero set, ancora una volta finalmente dopo più di 2 anni, un intero set totalmente analogico senza toccare la macchina digitale, e mi sono sentito felice. Quindi presto usciranno anche tanti contenuti sotto questo punto di vista. È davvero tutto, vi do un grande, grandissimo abbraccio e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.